In questo video ti faccio vedere come utilizzare Canva per fare il tuo curriculum personale. Con Canva riuscirai a fare sicuramente dei curriculum moderni e molto accattivanti. Allora, che cos'è Canva? Per chi non lo conosce, è uno strumento di progettazione grafica molto semplice da utilizzare. Guarda, c'è scritto qua, non possiamo sbagliare. Appunto, si scrive Canva, l'ho digitato su Google. Normalmente vado qua, collabora e crea progetti grafici incredibili. Vediamo com'è. Allora, questa qua è l'home page, io chiaramente sono già registrato per cui non devo fare login. Canva ti dà la possibilità, un po' come PowerPoint, di fare tante grafiche in modo veramente semplice e molto molto intuitivo. Come vedi ci sono tante possibilità, post di Instagram, le storie, i loghi vari, oppure puoi fare i curriculum. A me lo propone perché magari l'ho già cercato, però se tu non hai qua curriculum, puoi andare qua nella barra di ricerca e scrivere appunto curriculum. Da un bell'invio e ti porta all'archivio di tutti i modelli già preimpostati che ci sono in questo sito dei curriculum. Guarda, ce ne sono veramente centinaia, io li posso scorrere e ci metterei un'ora, però io ne scelgo uno a caso tra quelli che mi propone qua su in alto. Supponiamo uno semplice, veramente semplice. Supponiamo quindi questo qua. Ok, ho veramente cliccato quello più a caso che ho trovato. Non mi piace neanche tantissimo in realtà, però è semplice ed è veramente immediato da fare. Come funziona Canva? Allora, qua a sinistra hai tutti i modelli che tu potresti eventualmente cambiare oppure prendere spunto. Ad esempio, puoi fare qua da questo pulsante in basso aggiungi pagina e utilizzare anche questo stile. Vedi, tu semplicemente cliccando qua ti riprende anche questo stile e quello precedente ti rimane in pagina 1, per cui puoi anche confrontare tanti modelli. Hai quindi la sezione per le foto, dove Canva ti propone delle sue foto, alcune gratuite, alcune ovviamente a pagamento. Poi ti propone degli elementi come possono essere le linee, le forme, le cornici, gli adesivi, qualcosa anche di animato, delle piccole illustrazioni, i testi, alcuni banali che uno potrebbe inserire normalmente per poi modificarlo secondo quello che deve fare. Adesso io lo cancello. Oppure già preimpostati, guarda qua, ci sono tantissimi, diciamo, format di testo e di idee. Stessa cosa per la sezione video che è stata aggiunta da relativamente poco, poi ci sono gli sfondi e le cartelle dove tu puoi organizzare i tuoi dati, o comunque le tue foto, i tuoi vecchi video, le cose che hai acquistato e così via. Su caricamenti hai tutte le foto che hai inserito recentemente, perché tu puoi anche caricare degli elementi multimediali. Guarda qua, ti scrive contenuti multimediali, puoi inserirle per poi metterle dentro il tuo curriculum. Ok, allora torniamo un attimino su modelli. Questa è appunto la sezione di base. Posso anche zoomare da qua in basso, lo metto un pochettino più grande, ad esempio al 75%, ecco, si vede un po' più grande, per cui vediamo da che cosa è composto questo curriculum. Ci sono la sezione che riguarda il nome e il profilo, ovvero che cosa fa in breve, una piccola descrizione, i contatti, le referenze e poi tutte le esperienze varie, più la foto. Qua abbiamo il titolo della pagina 1, perché volendo io potrei scrivere CV Moderno versione 1, ok, e quindi attribuire un nome al nome della pagina. E poi ci sono dei pulsanti qua dove puoi copiare lo stile della pagina, eliminarla, aggiungerne una nuova, portarla in giù, insomma, farla diventare la pagina 2 e così via. Quello che però noi riguarda, adesso questa qua è una panoramica molto molto breve, se poi vuoi vedere un po' più approfonditamente, chiedimelo nei commenti e ti faccio un altro video. Tornando appunto a questo elemento, ad esempio quello del nome, quello che a noi interessa è vedere come posso modificare tutti i singoli elementi. Per cui guarda, se io seleziono il nome, mi fa vedere il tipo di font, quindi il tipo di carattere, e ce ne sono veramente tantissimi, anche qua alcuni a pagamento, alcuni gratuiti. La dimensione, posso rimpicciolirla, posso guardare con questo pulsante qua si torna indietro se hai sbagliato oppure se non ti piace la modifica che hai fatto. Puoi mettere il grassetto, non in tutti i caratteri, solo alcuni caratteri ti consentono di mettere il grassetto effettivamente. Puoi mettere il corsivo, stesso discorso per il grassetto. Puoi orientarlo a sinistra, a destra, al centro, ok. Puoi mettere un elenco puntato, vedi qua. Adesso io chiaramente torno indietro perché non devo mettere un elenco puntato.
puoi modificare lo spazio che c'è tra le singole lettere, vedi? Guarda qua l'esempio nel frattempo, lo riporto a 0 qua, scrivo 0, oppure l'altezza che c'è tra una riga e l'altra, quindi facendo in questa maniera qua posso spostarlo a mio piacere, insomma. Poi ci sono gli effetti ovvero di movimento, si può spostare il testo affinché ne nasca una sorta di animazione, ma in questo momento, in questo video, a noi non interessa. E poi ci sono qua altri tipi di elementi, come ad esempio copia formato, copia lo stile, trasforma tutto in maiuscolo oppure tutto in minuscolo, sottolinea, aggiungi dei link, insomma ci sono veramente tante opzioni. È una sorta di PowerPoint che ha molte possibilità e forse anche molto più semplice da utilizzare. Una volta che tu hai questo modello qua, ti dico che è veramente facile perché sostanzialmente il modello è già fatto, tu non dovrai fare altro che, magari andando un po' a zoomare per vedere un po' meglio, non dovrai fare altro che modificare i testi. Cioè io, qua c'è scritto ottime competenze comunicative, io qua ci scrivo ottime abilità di vendita e bla bla bla, insomma, completi secondo quelle che sono le tue capacità, così pure per esperienze lavorative, responsabile ufficio commerciale, sezione 2, non so, sto inventando. Ecco, vedi qua, andate a capo. Siccome potrebbe non essere quello che voglio, ovvero non voglio che vada a capo, questo elemento qua io lo posso selezionare e allargare. Comunque lo voglio trasformare secondo le mie esigenze, non secondo quello che mi propone lui. Ecco, siccome qua non me lo sta facendo fare, vado a indagare perché non me lo sta facendo fare. Perché probabilmente tutto questo elemento di titolo, sottotitolo, la descrizione, sono tanti elementi di testo, per cui vedi qua in alto c'è un annulla raggruppamento. Lo clicco e come vedi mi ha suddiviso tutte le sezioni che prima erano attaccate, unite come se fossero una sola, me le ha divise. Ed è più facile lavorarle una per una, quindi clicco fuori un attimino, torno su questo testo e come vedi adesso posso allargarlo e torna su una singola riga. Quindi da un punto di vista grafico è un po' più appetibile, un po' più carino. Me lo riporto su questo usando questi pulsanti che compaiono ogni volta che io gli clicco sopra e ho realizzato fondamentalmente il mio curriculum in forse 10 minuti nemmeno. Tra l'altro poi qua c'è la foto che come vedi c'è un piccolo watermark che significa che questa foto è a pagamento, ma appunto come abbiamo detto prima tu vai su caricamenti, vai su una foto che tu hai inserito, insomma hai caricato, facciamo finta sia questa adesso per non stare a metterne chissà quale, ecco vedi e ho messo la mia foto perché in questo caso non è verde come quella che io ho caricato. Perché c'è un filtro, semplicemente c'è un filtro. Guarda qua, se tu vai su filtro, c'è un filtro che la mette in grigio. Io ci metto qua nessuno e torna in verde. Qua puoi cliccare, vedi, appare anche insomma, la descrizione, presenta a schermo intero. Se clicchi questo pulsante, vedi il tuo lavoro a schermo intero e vedi come sta venendo. Per cui veramente abbiamo fatto il curriculum in pochissimo tempo. Una volta che hai finito di compilare tutte le sue parti, puoi anche aggiungere una pagina, sempre ti ricordo utilizzando questo pulsante qua, aggiungi pagina, mi crea una pagina vuota, ovviamente vuota, faccio un po' di zoom out di nuovo, mi crea una pagina vuota, ma nulla mi vieta o di utilizzare un duplica pagina, quindi io clicco su duplica pagina e mi ripropone, raddoppia la pagina, io magari vado qua a cambiare la foto, il nome lo porto un po' più in su. Lo trascino un po' più in su, questo al posto di competenze diventa skills professionali, qua diventa magari competenze digitali, insomma sto un po' inventando, qua ci potresti mettere ad esempio lingue che conosci, né più né meno, e questo potrebbe essere uno spazio che dedichi alla dichiarazione della privacy, per cui vado di nuovo a zoomare. Per cui qua in basso metti l'autorizzazione alla diffusione dei tuoi dati per quello che riguarda il curriculum. Insomma, puoi farlo di una di due pagine, valuta tu in base sempre alle tue esigenze. È veramente facile come hai visto. L'ultima cosa che ti resta da fare è o stamparlo oppure salvarlo sul computer.
Anche questo è veramente facilissimo e il bello è che è gratuito. Cosa devi fare? O vai su Stampa carte intestate, e per farlo basta cliccare e ti propone tutta una serie di passaggi per cui loro stessi vanno a proporti delle stampe a pagamento, ovviamente, e poi tu li riceverai a casa. Chiudo adesso per adesso. Oppure, molto banalmente, andrai a vedere tutta una serie di opzioni che ti proporrà. Ma quello che io che ti suggerisco adesso è andare direttamente dove c'è questo pulsante qua con la freccetta in basso. Lo clicchi ed è il pulsante per scaricare il curriculum. Guarda qua, ci sono diverse opzioni. Puoi scaricarlo in PDF, video, ma noi non abbiamo fatto un video, oppure in fotografia, formato fotografia, dipende cosa tu hai bisogno. Io ti consiglio sempre e comunque un PDF per la stampa. Il PDF per la stampa è un PDF con una buona qualità e che quindi può essere stampato senza perdere qualità e dettaglio. Qua ti dice quali pagine vuoi stampare. Oppure meglio salvare. Per cui vai qua, magari tu hai fatto le prime due pagine, supponi, clicchi 1 e 2, fatto, scarica, ti dice dove lo vuoi scaricare e il gioco è fatto. Hai scaricato il tuo curriculum in pochissimo tempo. Per cui lo salvo io magari in questa pagina qua, salva e ho realizzato il mio curriculum che io poi adesso vado magari ad aprire. Eccolo qua. Ci abbiamo messo veramente il tempo di uno schiocco di dita ed è pronto e tra l'altro è anche modificabile perché tutta questa roba qua che tu hai appena fatto e modificato ti resta nel tuo account. Quindi se io adesso tornassi nell'home page e andassi qua a vedere da questo pulsante qua tutti i miei progetti, vedresti che questa roba qua ti è rimasta tra i progetti salvati, per cui io se vado a ricliccarlo lo riapro e lo posso modificare domani, tra un anno, tra 5 anni. Per cui, guarda, Canva ti sarà veramente utile ed è una delle migliori, se non la migliore in assoluto, alternativa che tu puoi avere oggi, rispetto al curriculum Europass. Sicuramente farò altri video su Canva e sul suo utilizzo, però se vuoi farmi delle domande, fammele assolutamente nei commenti e mi raccomando iscriviti al canale. Ci sentiamo al prossimo video. Ciao!